Una stanza ricoperta di marmi pregiati, disegni geometrici che si incastrano e sovrappongono in un insieme che sa stupire ma anche ispirare. È una delle meraviglie del Duomo di Padova, la cattedrale del capoluogo spesso tagliata fuori dagli itinerari turistici e poco conosciuta anche dai cittadini. A tutti è nota la sua facciata incompiuta, un po' sgraziata ma così riconoscibile. Eppure spesso si dimentica che il disegno originale di quanto vediamo è opera di Michelangelo Buonarroti. Una costruzione complessa, lunga quasi 3 secoli, con l'idea originale che venne modificata più volte e poi la conclusione nel 1754. Come i fedeli, anche la storia ha attraversato le navate del Duomo. Qui riposa Gregorio Barbarigo, venerato come santo, ma anche Niccolò Antonio Giustiniani, al quale si deve l'iniziativa del Giustinianeo, il riformato ospedale patavino. Le bombe della Prima Guerra Mondiale l'hanno ferita ma non distrutta e nei decenni la cattedrale ha saputo rinnovarsi. Caso famoso il presbiterio di fine anni 90, con i 4 protettori di Padova, ai suoi tempi tanto discusso. Per il suo valore culturale, il Duomo è riconosciuto monumento nazionale italiano ed è perciò un luogo da conoscere e di cui avere cura, indipendentemente dalla fede, perché patrimonio di tutti. E se c'è un posto dove questo valore è tangibile, è proprio la Cappella dei Vescovi, sotto l'altare, una stanza appartata dove riposano numerosi vescovi padovani e ancor oggi si respira un'atmosfera di raccoglimento e stupore.